Buongiorno, ben ritrovato Doriano. Buongiorno, grazie, grazie. Buongiorno a tutti. La speranza non delude. Noi stiamo parlando di una cosa terrena, assai terrena, e cioè il fatto, come ci sta spiegando il nostro amico qui in studio, Giuseppe Pedersoli, che di mestiere fa il commercialista, però poi c'è lo stesso cognome di Bud Spencer, quindi noi ce ne andiamo un pochino, ci allarghiamo un po'. Ci ha parlato di questa vicenda che se tu non paghi le tasse, ed è cosa sbagliata, e poi dopo la macchina non è che ti mettono solo il fermo amministrativo, se la vengono, cioè gliela devi portare, ed è una cosa terrena, per esempio per i fedeli della zona Capodichino Secondigliano, di cui tu sei decano, che penso, ma sai quanti verranno da tempo a Rocchi e diranno: padre, si sono presi la macchina, non posso più andare a lavorare. È un tema forte, anche perché la speranza, questo titolo viene dalla bolla del Papa per il Giubileo, ma la speranza è un tema anche estremamente terreno. Non voglio scomodare adesso qui due grandi filosofi contemporanei che sono laici, non sono credenti, Max Weber e Ernest Bloch, che hanno parlato di speranza in termini politici. Ecco, noi questo percorso che presenteremo va in questa direzione, cioè come coniugare alcuni temi che sono fondamentali. Eccolo qui, lo stiamo mostrando, la speranza non delude, fa parte naturalmente del percorso, del cammino, del sinodo, no? Dell'arcidiocesi. Esattamente, del sinodo che si muove poi da partire dal 2025, anche, come dire, insieme al giubileo, no? Grande giubileo del 2025. Sono temi terreni, voglio dire, speranza ed ecologia, il primo incontro, speranza e giustizia sociale, lì poi entreremo nel grande tema dell'autonomia differenziata, perché insomma sono due grandi esperti su questo. Speranza e giovani, perché c'è un problema che riguarda i giovani rispetto al futuro, rispetto al lavoro, ma anche rispetto alla tenuta sociale, alla loro capacità di relazionarsi e di fare gruppo. Speranza e dialogo, anche qui un grande tema, cioè l'interculturalità, il tema interreligioso, la capacità di dialogare con chi la pensa diversamente da noi, e i venti di guerra non solo in Medio Oriente, in Ucraina, ma in tantissime altre parti del mondo ci dicono che c'è una difficoltà oggi nel dialogo. E anche speranza e teologia è un tema importante, perché oggi si fa fatica a dire chi è Dio. La teologia oggi è piuttosto scadente, e c'è una difficoltà proprio nel raccontare e nel dire Dio. E concluderemo poi con un percorso che ci porterà alla scoperta o alla riscoperta di alcuni luoghi significativi circa la speranza nella nostra città di Napoli. Non nasciamo oggi, c'è una tradizione, c'è una cultura che è alle nostre spalle, sulla quale dobbiamo fare poi sempre i conti. Padre Doriano, quindi, ma speranza percorso... e fisco, non lo possiamo fare un capitolo così magari speranza vediamo anche fisco, Giuseppe. Forse si può inserire nel tema della speranza e giustizia sociale, nel tema dell'autonomia differenziata, perché in fondo poi il problema della ripartizione dei soldi, che parte certamente dalla capacità di uno Stato di far buon uso della tassazione, anche una tassazione che poi sia giusta, credo che sia un tema importante e fondamentale e centrale. Io credo fondamentalmente che ovviamente le tasse vadano assolutamente pagate, sempre, perché si consentono i servizi, ma ci vuole anche una tassazione equa, ci vuole anche uno Stato che sia in grado, come dire, di gestire tutto questo, che sia capace anche di non vessare su quelli che... Cioè non è possibile che in Italia le tasse, la stragrande maggioraggioranza delle tasse vada sempre in quelli che pagano sempre gli stessi. Giuseppe, vuoi dire qualcosa a padre Doriano? Reverendo padre, buongiorno. Io lo dico buongiorno, che buongiorno. Ho studiato dai preti, Barnabiti, Albianchi, quindi per dare un po' di... Parvenza di persone. Io mi aspettavo che lei mi dicesse: date a Cesare quel che è di Cesare. Era la risposta, diciamo, che mi aspettavo da lei, perché io poi le avrei risposto: ma su Cesare stanno un po' esagerando, però no, questo lo voglio dire, perché le tasse vanno pagate, ma devo dire che gli italiani e soprattutto i napoletani si sentono veramente vessati da queste richieste che sembrano, non voglio dire gomorroidi, ma sicuramente minatori, perché privare un padre di famiglia di un'automobile, insomma, sei l'unico. Ed è quello che stavo dicendo, cioè nel senso che ci vuole anche una redistribuzione giusta delle tasse, e soprattutto lo Stato deve garantire questa retribuzione giusta. Quando questo non avviene, allora c'è un problema di disequilibrio, e poi questo si paga in termini sociali fondamentalmente, soprattutto là dove poi ci sono situazioni particolarmente difficili già in sé, come certe zone di Napoli. Insomma, sono a Secondigliano, quindi
capite bene la difficoltà che ho tutti i giorni, i conti li faccio tutti i giorni, certo, con certo, le persone. Allora, il primo appuntamento è il 10 di ottobre, cioè domani, ci sarà Speranza ed Ecologia, con Maria Teresa Imperato, presidente Legambiente, Maurizio Ribera d'Alcalà della stazione zoologica Anton Dorn, moderato dalla collega giornalista di Nuova Stagione Rosanna Borzillo. Poi ci sentiamo prima del 31, perché questo è centrale rispetto, sì, alla nostra discussione, Speranza e Giustizia Sociale. Grazie a padre Doriano, grazie, De Luca, di essere stato con noi. Buona giornata, grazie molte. Buon impegno, e quindi io corro a nascondere il mio scooter, che è l'unico bene di cui possiedo, anzi